La mia è una teoria unitaria, cioè che unisse tutte le scienze in una sola. Era chiaro che questo non era stato mai raggiunto dalle accanite discussioni che si facevano in tutti i rami della scienza. Io, che sono un ragazzo del 99, che ho compiuto 88 anni il 25 aprile qui scorso, che ho visto la precedente apparizione della cometa di Halley, ho sentito più degli altri la necessità di trovare, di raggiungere questa scienza unitaria che l'uomo ha sempre cercato invano. Era difficile poter scegliere tra le varie scienze. All'epoca in cui io mi sono laureato in ingegneria al Politecnico di Torino, queste scienze erano circa una sessantina, e poi con la scoperta e con la scissione dell'atomo, queste scienze aumentarono fino a quasi 180. Il problema che mi si è affacciato è questo: perché tante scienze, come erano nate, come si potevano unificare in una sola? Dopo lunghe notti insonni, sono arrivato a capire che noi abbiamo fatto tante scienze. Quanti organi di senso abbiamo? Abbiamo l'occhio, che distingue la luce e i colori, e quindi abbiamo fatto l'ottica. Abbiamo il senso del peso e meno peso, e quindi abbiamo fatto una meccanica razionale. Abbiamo un orecchio, abbiamo fatto che sentiamo i suoni, e perciò abbiamo fatto l'acustica e così via. Allora, se avessimo avuto un organo di senso solo, per esempio quello che ci dà la sensazione della forza, avremmo fatto una sola meccanica razionale. Così io ho cominciato a vedere come si poteva raggiungere questa meccanica razionale. È chiaro che io dovevo conoscere tutto il pensiero dell'umanità. Allora mi sembrava una cosa semplice. Mi sono accorto che poi i libri da leggere non finivano più. Consultavo due volumi di scienza, trovavo belli tutti e due e convincenti, però vedevo che erano in contrasto, e quindi non smettevo mai di rileggerli fin quando avevo potuto determinare in che cosa consisteva il contrasto di quelle due idee. Passato questi due libri, citavano altri due di scienza, e allora io
prendevo quei due e facevo lo stesso lavoro. Così ho letto tutti i libri di scienza fino a prima dei greci. E il tempo passava, Questi libri poi accennavano anche a delle risoluzioni filosofiche, e così ho dovuto fare lo stesso sistema, usare lo stesso sistema, leggere tutti i libri di filosofia prima, fino all'epoca dei greci. Ma siccome poi anche questi libri citavano molto libri di religione, ho dovuto assorbirmi tutti i libri di religione per vedere quale fosse la sostanza. Alla fine mi parve di trovare la soluzione in un modo molto chiaro. Un filosofo inglese del Settecento, in un suo libro, aveva scritto questa frase: io non posso dire di aver capito un fenomeno se non ne vedo chiaramente il meccanismo. E quella frase mi si è messa talmente in testa che io, per capire un fenomeno, volevo vederne la struttura meccanica. Però mi sono accorto presto che questa condizione non era sufficiente, perché si può conoscere il meccanismo con cui avviene un fenomeno, ma può darsi che non si riesca a trovare le leggi con le quali si svolge questo fenomeno. E allora a quella prima condizione sono arrivato al punto di mettere la seconda, cioè va bene conoscere la struttura meccanica di un fenomeno, ma occorre anche trovare la legge con le quali si svolge questo fenomeno. E non solo bisogna far questo, ma poi alla fine bisogna vedere queste leggi che si deducono se corrispondono a meno a quelle trovate realmente nelle singole scienze. Mi parve allora che l'unico sistema fosse quello di ammettere quello che si ammetteva già dall'antica Grecia, che lo spazio non è vuoto ma è pieno di materia, e anche là dove non ci appare materia c'è una sostanza molto diluita che era stata chiamata etere. Questo etere di sostanza molto lieve era stato ammesso allora dall'80% dei più grandi scienziati, e a fianco a me stava Marconi, che proprio con delle onde di etere aveva spiegato la sua grande invenzione. Allora, però c'erano di quelli che ammettevano che l'etere non ci fosse e che ci fossero solamente i corpi immersi nel vuoto, che però bisognava ammettere che questi corpi emanassero delle forze che si propagavano ancora più misteriosamente nel vuoto,
per spiegare tutti i movimenti che questi corpi avevano l'uno presso l'altro. Queste forze furono denominate con nomi diversi, la gravità, il magnetismo, l'elettricità, eccetera, e però erano forze sconosciute e non si poteva spiegare come si potessero trasmettere nel vuoto. Allora, il 20% di questi scienziati ammettevano che ci fosse questo vuoto e che i corpi emanassero queste forze di natura sconosciuta. Non si poteva ammettere che le due ipotesi del pieno e del vuoto fossero tutte e due vere, per la contraddizione che non permette, direbbe Dante Alighieri. Non si può ammettere che l'universo sia vuoto tra un corpo e l'altro e anche che sia pieno. È in contraddizione. E allora io sono cresciuto e ho cominciato a vedere se col pieno, con questo etere invisibile ma che agiva a distanza, se si poteva spiegare questi fenomeni. C'era un altro grande scienziato, Cartesio, Descartes, il quale aveva messo i vortici di etere per spiegare l'attrazione dei pianeti. Cartesio era quello che aveva trovato il sistema per misurare le velocità, il movimento dei corpi, per valutarlo, aveva inventato di riferire il movimento dei corpi a tre assi ortogonali. Quindi l'inventore della relatività era Cartesio. E tutte le relatività che sono venute poi sono in contrasto con quella di Cartesio. Vediamo questa di Cartesio in che cosa consisteva. Ho detto che ammetteva tre assi perpendicolari e a quelli riferiva il movimento. È come se noi ammettessimo che i tre spigoli, altezza, lunghezza e larghezza di questa stanza, per riferire a quei tre assi il nostro stato di movimento. Siccome noi siamo qui seduti e non ci muoviamo rispetto a nessuno di quei tre assi, la nostra velocità rispetto a questo sistema è nulla. Ma se noi pensiamo che siamo alla superficie terrestre e che la Terra gira su se stessa, allora riferendo il nostro movimento a tre assi, a una triade di assi fissata al centro della Terra, noi abbiamo una velocità ben nota. Se poi vogliamo fissare il nostro stato di moto rispetto a un triangolo fissato nel centro del Sole, la nostra velocità diventerà quella di rivoluzione della Terra rispetto al Sole. Quindi, cambiando il sistema di riferimento, cambia anche lo stato di moto e di quiete dell'osservatore, mentre invece più tardi si giunse al punto di abolire questa relatività classica.
Io naturalmente ho voluto andare a fondo a questa questione e con mia sorpresa mi accorsi che Cartesio, per quanto fosse stato un genio, specialmente in filosofia e anche in scienza, non aveva potuto dare le leggi dei fenomeni perché non era ancora stata inventata la fluidodinamica, perché Cartesio sosteneva i vortici, quindi i movimenti di etere, e quindi doveva, per trovar fuori le leggi dell'universo, avere una scienza, la fluidodinamica, che allora non c'era ancora, perché Cartesio era nato subito dopo Galileo Galilei e non aveva ancora nessuna nozione della fluidodinamica, che sarebbe poi stata inventata dopo dai Bernoulli, la famiglia Bernoulli, che era francese e poi si è trasferita in Svizzera. Questa famiglia era padre, figli, nipoti, avevano fatto una formula matematica che fissava, dava tutte le leggi del movimento di un fluido. Ma se Cartesio non aveva potuto vedere questa equazione, perché era morto prima dei Bernoulli, io, che sono nato un secolo circa dopo i Bernoulli, io ho trovato già questa equazione e l'ho potuta applicare a questi movimenti di spazio, e così ho potuto tirar fuori non solo il meccanismo, il movimento, vero, della materia, e a secondo della velocità e della forma di questo movimento di fluido, capire il meccanismo, ma con le equazioni di Bernoulli ho potuto tirar fuori anche le leggi dei fenomeni. E poi, queste leggi dei fenomeni ho visto che corrispondevano a tutte le leggi che erano state trovate nel corso dei secoli nelle varie scienze. Non solo, ma queste leggi tirate fuori dalle equazioni di Bernoulli ho visto che erano confermate dai fatti. Per esempio, escono dalla formula di Bernoulli, come vedrete nelle mie opere, tutte le leggi dell'astronomia, tutte le leggi della fisica, della meccanica, dell'ottica, eccetera. Quindi questa teoria non è un sogno, è confermata dalla spiegazione del meccanismo dei fenomeni e dal fatto che essa dà delle leggi che poi sono ritrovate, confermate dai singoli fenomeni delle precise diverse scienze. Dopo poi questo ha portato anche al fatto che ho cercato di spiegare tutti i fenomeni, ma ho visto che noi abbiamo non solo dei fenomeni che si verificano all'esterno di noi, ma anche il nostro corpo come è costituito, e con l'occhio dell'ingegnere e l'occhio del medico
Io sono andato a vedere come sono fatti ciascuno di questi apparecchi del corpo umano e come funzionano. E ho visto che ciascuno di questi organi, e ne abbiamo quasi un milione, organi diversi l'uno dall'altro, ciascuno dei quali raggiunge una particolare finalità. Finalità di ciascuno che poi si collega con le finalità di tutti questi organi del corpo umano. Se quindi si riesce a capire come è fatto il corpo umano, come sono fatti questi apparecchi del corpo umano e come funzionano, si può anche aggiustarli. Ma se noi non sappiamo come sono fatti e come funzionano, non possiamo certamente aggiustarli. Prendiamo una stazione radio, un telefono, un telegrafo, e si guastano. E dico a voi, aggiustatelo. E voi mi dite, giustamente, quelli che possono dir questo, io non lo conosco e non so quindi come fare. E io dico, metti dentro la mano e vedi che ci sono dei fili, cerca di muovere qualcuno, di intrecciare qualcuno di quei fili e potrebbe darsi che tu indovinassi. Ora lui mette la mano dentro a questo apparecchio di cui non conosce la struttura e il funzionamento, e l'apparecchio con quell'azione viene aggiustato. Questa non è scienza, questa è empirismo. Empirismo cosa vuol dire? Vuol dire trovare per caso quel guasto e aggiustarlo. E tutte le volte che poi in seguito si verifica un guasto simile, si ripete l'operazione. Quindi, cari miei guaritori, non vi meravigliate se all'inizio dell'umanità l'uomo, seguendo l'esempio degli animali, che quando si sentono male, vero, vanno a brucare un'erba piuttosto che un'altra, non vi meravigliate se all'inizio tutta la medicina erano tutti dei guaritori. Quindi non si può dire che all'inizio l'uomo conoscesse a fondo il corpo umano in modo tale da poterlo aggiustare. Eravamo tutti guaritori all'inizio. Man mano l'uomo naturalmente ha cercato di vedere come sono fatti. E a tutt'oggi la medicina, come voi sapete, pur avendo avuto dei grandi geni, non è riuscita a spiegare come sono fatti e come funzionano questi organi del corpo umano. Allora, la prima cosa da fare è quella. E non vi stancate, perché per sapere tutto come sono fatti questi organi del corpo umano, bisogna fare quel che ho fatto io, cioè leggere questa scienza unitaria, e che io ho potuto stringere al massimo in qualche migliaio di pagine, e io l'ho scritta il più chiaro possibile. Allora, noi vediamo questo fatto, che la necessità di conoscere il corpo umano
ci ha spinto a delle più chiare diagnosi e a delle più sicure terapie. Nella mia teoria, un gruppo di americani ha tirato fuori, vero, il sistema per precisare quali sono le sostanze chimiche che emettono le glandole interne del corpo umano. Voi sapete che nel corpo umano abbiamo migliaia di glandole che secernano ormoni, gli hanno detto gli ambattezzati, e questi qui i medici ormoni, ma ormone vuol dire un complesso, 5 o 6 o 10 sostanze chimiche specifiche che escono da queste glandole che abbiamo internamente a noi in ogni parte del corpo, e quindi la necessità di sapere quali sono queste sostanze che escono da queste glandole e in che quantità. E finora nessuno aveva pensato di far questo, tranne uno durante la rivoluzione francese, che cominciò a capire che queste glandole erano le farmacie del corpo umano. Quando una glandola non secerne quelle determinate sostanze che vanno bene per mettere in aggiustare questo apparecchio, allora la malattia, la necessità di introdurre queste sostanze, e il guaritore, quando passa la mano vicina al corpo, induce delle correnti elettriche che vanno a far accelerare il pulso di queste glandole, le quali secernono quelle sostanze chimiche che mancano. Cosa fa poi la medicina? Fa lo stesso. Invece di mettere la mano o mettere degli aghi come fanno nell'agopuntura, eccetera, mette delle medicine, delle sostanze chimiche, ma la dà per bocca o per iniezione. Allora si tratta di vedere come queste glandole endocrine, le chiamano, mettono nel sangue queste automaticamente, noi diciamo, ma noi abbiamo un sistema meccanico, che lo vedrete nelle mie opere, che automaticamente fa entrare in funzione queste glandole quando c'è la necessità. E questo è il panorama generale. Adesso possiamo entrare nella questione particolare del come i guaritori possono sollecitare queste glandule e che cos'è che esce dalle loro mani. Io sono in dovere di dirvi, come a qualcuno di voi lo sa già, che tutte queste questioni le ho raggiunte a forza di pensare. E come pensavo? Pensavo attraverso la cognizione di tutti quei libri che ho letto, e allora entravo in colloquio anche coi trapassati di cui avevo letto le opere. Cosa direbbe Cartesio di questo mio pensiero? E allora dicevo: Cartesio direbbe così. Cosa direbbe Galileo Galilei di questo pensiero? E lui risponderebbe così. Allora lì è un colloquio continuo che si fa e vi prende sempre più, e che vi dice che avete interno a voi un'anima cosciente, cioè un'anima che comprende i fenomeni, e vi porta a delle speciali
abilità che voi stessi non supponete di avere, oppure credete di non supporre, ma noi tutti con quest'anima ragioniamo e facciamo ragionamenti diversi l'uno dall'altro, perché io ho potuto dimostrare, come anche voi, che siamo diversi l'uno dall'altro, si vede già dalla fisionomia. Noi abbiamo una fisionomia diversa. Poi, siamo nati da genitori diversi e poi i genitori hanno fatto altri genitori, i figli, i nipoti, eccetera, eccetera, da Adamo ed Eva venire oggi, milioni, miliardi di creature diverse. Ed ecco che là salta fuori il fatto che ciascuno di noi ha, come diceva Gesù Cristo nel Vangelo, speciali talenti, ecco, speciali per qualità e per quantità, che ci danno una particolare abilità e quindi ci creano delle possibilità diverse l'uno dall'altro, e che questa diversità sono i talenti, la cosa più preziosa. Io ho tirato fuori delle idee anche dalle persone che sembravano più lontane di averle. Quindi voi sentirete la necessità di spiegare il mondo o qualche particolare struttura o qualche particolare operazione in modo che nessuno, in un modo tale che non nessuno la può spiegare in quel modo. Oh, perché poi Gesù Cristo ci ha dato, il Dio ci ha dato talenti diversi e quantità diverse, e evidentemente perché voleva da ciascuno di noi un risultato, raggiungere una cosa che nessun altro può raggiungere. Solamente quando io ho riflettuto a fondo questo principio dei talenti, ho cominciato a capire che ciascuno di noi è nato per arrivare al massimo di quei talenti che c'ha. È chiaro che se il Dio ci avesse detto: voi avete 10 talenti e sono questi, noi avremmo battuto la fiacca, perché non avremmo fatto nessun sforzo per raggiungere la realtà. Noi abbiamo, come vedrete poi, nella spina dorsale, nella materia grigia della spina dorsale, abbiamo miliardi di neuroni che funzionano come pila. Quindi tutta quella spina dorsale, quella materia grigia, ci dà la centrale elettrica del corpo umano, l'energia massima che noi possiamo fare, e quindi quella di sollevare due pesi, saranno 100, 150 kg, ma possiamo anche fare delle invenzioni, vero, di macchine che sollevano, vero, la leva, e sollevano molto di più, ma non possiamo con le nostre forze fisiche e spirituali tirar fuori la forza per far muovere dei sistemi astronomici. Quindi bisogna ammettere che ci sia quell'anima che ha quella potenza infinita
è quella intelligenza che è quella che ordina tutto l'universo. E adesso io cercherò di farvi vedere come il guaritore riesce a guarire. Noi sappiamo che vi sono tanti ordini, come ho detto, che bisogna spiegare dal lato meccanico. Ingegneria del corpo umano. Ora, qui io ho fatto una sezione del cervello. Qui ci sono i due occhi. Qui c'è un corpo. Supponiamo che questo corpo è materiale, quindi c'ha degli, è costituito da atomi che oscillano, vedremo poi come. E quindi di qui parte questa oscillazione, va a colpire i due occhi. Qui, se vediamo questo lungo questo filo, questo non c'è un filo, io vedo questo apparecchio, questo, perché questi atomi di questi corpi emettono delle vibrazioni. Queste vibrazioni sono onde di quella materia là che dicevo prima, etere, e vanno a colpire i due occhi. Qui c'è il nervo ottico e qui c'è l'altro nervo ottico, si incrociano. E questi nervi ottici poi sono costituiti da 2000 fibrille piccole che formano il nervo ottico. Arrivano qui alle due superfici, vedrete nel mio volume c'è precisato i punti in cui arriva questa vibrazione, e di qui si riflette al centro. In questo punto ha sede l'anima, la quale non occupa spazio, ma trasforma questa corrente elettrica, la trasforma in sensazione di luce e colore. Quindi che cosa succede? Questo ci dà l'idea del come e del dove mettere le mani per fare, per aggiustare questo apparecchio che sta nel cervello. Ecco, qui c'è l'atomo che vibra, un atomo di un oggetto qualsiasi. Questa è l'onda, la serie di onde prodotte nell'etere. Va a colpire la pupilla dell'occhio, passa attraverso l'umore, la lente, vero? E va a colpire qui la retina, retrostante l'occhio. Qui ci sono quelle fibrille, e queste fibrille tutte assieme formano il nervo ottico. Qui c'è, si vede un atomo di un corpo qualsiasi che, come vi ho detto, oscilla, forma quest'onda e va a colpire uno dei bastoncelli della retina. Questo atomo oscillando emana un elettrone periferico. Voi sapete che l'atomo è fatto da un nucleo attorno al quale ruotano degli elettroni. Se questo atomo lo faccio oscillare,
caccia l'elettrone periferico che va a colpire quest'altro atomo. E questo, sotto questo urto, lancia un elettrone che va a colpire l'altro atomo, eccetera. Quindi qui si propaga in questo cilindro, che naturalmente qui è ingrandito, vero? Si propaga questa successione di urti. Attraverso poi alle fibrille abbiamo visto che arriva al centro, dove sta l'anima. L'anima trasforma questa serie di oscillazioni in sensazione di luce di colore vario a secondo del numero delle oscillazioni. E l'abbiamo visto prima. Quindi adesso vediamo la conclusione dove va a finire. Noi abbiamo due occhi. Questo, vi dico subito, è lo schema di un telemetro marino che usano i capitani delle navi per individuare dove ci sta il nemico. Questo è l'occhio del capitano. Qui c'è l'occhio di sinistra e qui c'è l'occhio di destra, cioè c'è un tubo, che questo si chiama telemetro, con due lenti qua. Allora qui passa una nave, fa oscillare, vero, l'etere, questo raggio entra qui, qui c'è un prisma e fa deviare questi due raggi qui, e qui c'è un doppio prisma che porta l'immagine all'occhio del capitano. Perché ci sono dei telemetri? I nostri due occhi funzionano come telemetri. Capitano, cosa fa? Vediamo cosa serve questo telemetro. Tanto ci sono due occhi, due lenti, quindi se se ne rompe una c'è sempre quell'altra di scorta. Ma il capitano sa questo, vede questa immagine che gli arriva a lui con questo percorso, e qui vedete che c'è un triangolo rettangolo di cui si conosce questo lato e questo angolo. Quindi col teorema di Pitagora immediatamente si conosce la distanza. Il capitano dice: quindi sparate a 18.400 metri e colpite la nave nemica. Chiaro? Ma non solo serve per trovare questa distanza, ma se la nave si sposta, il capitano può ruotare questo sistema e seguire la nave, vero, nel suo tragitto. Noi siamo qui, vediamo se questo è vero sì o no. Sto zitto io, state zitti voi, percepite i rumori con due orecchie, c'è un apparecchio di questo anche per l'udito, e che cosa sentite? Sentite un ronzio e vi dico da che parte viene, e voi dite viene di là. Se quello si spostasse, voi girereste la testa, come il capitano girerebbe l'apparecchio suo. Ora, quale medico è andato a vedere che in ogni organo, ogni paio di organi del corpo umano, due occhi, un apparecchio di questo genere, due orecchie, un apparecchio di questo genere, eccetera. Il calore, l'odore, il sapore, abbiamo degli organi di senso
nel palato, nella lingua, a destra e a sinistra, è il relativo apparecchio. Oh. Allora, vedete immediatamente che non solo ci può dare la distanza, ma ci può dare anche la direzione di spostamento di questa nave. Così noi abbiamo in ogni organo di senso un telemetro che ci fa dire se quel punto, se quella sensazione sta ferma, a che distanza e come, in che direzione si muove, se si allontana o se avvicina. Allora c'è anche una cosa maggiore che si riesce a definire. Quando aprite tutti e due gli occhi, il dito vi appare in risalto. Oh, sapete quante volte l'ho spiegato e detto questo? Nessuno ha capito che di qui si poteva fare il cinematografo in rilievo. E allora io gliel'ho detto, perché qualcuno, nonostante il brevetto che ho fatto io in merito, qualcuno avrebbe potuto farlo, vero? E quindi anche la cinematografia e la televisione in rilievo. Ma se il medico o il guaritore o il terapista di qualsiasi ramo che voglia aggiustare l'occhio non sa come è fatto l'apparecchio, non sa come è fatto l'apparecchio, non lo può aggiustare. Chiaro? Quindi noi abbiamo la possibilità di localizzare le sensazioni che ci vengono da fuori, di seguirle nel loro spostamento, e questo mediante questo telemetro che è costituito da queste coppie di organi diversi di senso, di cui non sapevamo l'esistenza. Questa che spiegazione che vi ho dato, sapete quante volte sono andato nelle sale di chirurgia delle varie università? Perché arrivando a un certo punto questi medici, c'era il medico che insegnava medicina e il medico che insegnava medicina ai fisici, il medico e il professore che insegnava al medico. Io ero uno in netto contrasto con loro, con la spiegazione. Allora, alla fine cosa decidevano? Prendiamo sto benedetto Tedeschini, lo mettiamo davanti a un cadavere, mi portavano nella sala dove si fanno le operazioni e dicevano: vediamo se è vero così. E sopra c'era tutta la schiera, vero, degli uditori, e tagliavano il cadavere oppure anche vivo, facevano l'operazione e vedevano che avevano ragione. Da allora in poi che cosa è successo? Che tutti quelli che seguivano e avevano le mie opere, eccetera, allora facevano dei progressi, venivano delle volte a consultarsi, paura che io li lasciavo completamente liberi di applicare la mia teoria, specialmente quelli che si proponevano non solo di tirarci fuori un affare finanziario, ma per far del bene all'uomo. In conclusione, tre grandi benefici arreca. Primo, con la teoria, col far vedere come sono i meccanismi dei fenomeni, rende all'uomo possibile
di inventare un meccanismo, di inventare un apparecchio industriale che venduto frutta danari. Oh, se di più, anche si possono fare degli apparecchi che fanno gli altri apparecchi, cioè robotizzare la costruzione. Voi vedete che adesso siamo arrivati a questo punto, che Leono, gli operai, vero, ci mettono un robot, un meccanismo che tu non fai altro che mettere dentro i metalli che ci va per costruirlo. Andate in una fabbrica qualsiasi di automobili, per esempio la Fiat, vedete che adesso hanno levato tutti gli operai e ci hanno messo una macchina che fa tutti i gesti che avrebbe dovuto fare l'operaio. E qui viene un altro eco di Gesù Cristo che diceva: e lavorerete con gran sudore. Ora questo gran sudore è diminuito perché la robotizzazione ci consente di fare questi apparecchi. Quindi primo possiamo fare con la parte meccanica degli apparecchi che ci fruttano danaro. Possiamo fare degli apparecchi che ci risparmiano sudore. Poi, la seconda parte, conoscendo come sono fatti questi vari apparecchi del corpo umano, si possono aggiustare. E la salute val più dei danari. Un passo ancora avanti, e la terza parte della mia opera spiega, dà le dimostrazioni fisico, matematiche, sperimentali, che oltre a un corpo fisico noi abbiamo anche un'anima che non occupa spazio, ma ha il potere di cambiare tutte le energie vibratorie o no in sensazioni, in modo che questi raggi che entrano nell'occhio dall'esterno vengano dall'anima tradotti in sensazioni di colore e luce, che vi fa vedere la forma di questo corpo, vi fa vedere come si sposta, come si urta con un altro, eccetera. Vi fa comprendere com'è fatto, come sono fatti questi meccanismi che costituiscono, questi fenomeni che costituiscono l'universo. Ma poi, oltre a questo, l'anima ha la facoltà di riflettere, che è di convincersi da queste prove, che non sono prove a capocchio, sono prove, e non sono uno o due, sono decine e decine di prove fisico-matematiche che dimostrano che noi abbiamo un'entità di natura spirituale, cioè che non occupa spazio, che riceve queste urti di materia dall'esterno e li trasforma in sensazioni, e solamente con queste sensazioni l'anima può ragionare. La prima cosa per cui essa può ragionare, il primo scopo è questo, di capire l'esistenza di se stessa, di cogliere tutti gli aspetti dell'universo e ancora di più può capire, sì, è dimostrato che oltre le realtà materiali ci sono anche quelle spirituali, come l'anima e come lo spirito del creatore. E allora quando si è arrivato a questo punto, con certezza si sa, non si ascolta un materialista che viene lì, ti butta, ti spara e ti dice alla fine, se lo stringi questo materialista, dice è la natura. E se tu gli dici come fa la natura a ragionare, a farmi
un robot, come fa la natura a farmi un aeroplano? Come fa? Non, la natura materiale dovrebbe essere anche intelligente per fare se stessa, ma questo fatto i materialisti te lo scartano in questo senso che ti dicono è la natura. Ecco, allora voi mettete che la natura è Dio. Io questo non lo faccio perché sono andato a vedere e ho visto che in realtà, oltre alla parte fisica dei fenomeni, la materia occupa uno spazio e è pesante, cioè un corpo materiale ha, supponiamo un cubo, ha una lunghezza, una larghezza e un'altezza ed è fatto di sostanza che mi produce delle sensazioni varie. Ma invece l'anima non occupa spazio. E queste dimostrazioni che hanno impressionato tutto quanto, ma io non ho nessuna merito di aver fatto questo, perché il Dio mi ha creato, Lui mi ha dato un'anima, Lui ha fatto l'universo e io con quei mezzi, vero, e con tutte le possibilità che ho incontrato per superare le difficoltà che ho incontrato nella mia vita, tutte mi vengono da Lui, quindi nessuno merito ho io. Adesso vi dico come fa il guaritore a guarire. Guardate, ho detto che gli apparecchi del corpo umano sono fatti diversi l'uno dall'altro. L'uno dall'altro. Prendiamo in considerazione il fegato. Il fegato c'è questa glandola che secerne degli ormoni, cioè delle qualità chimiche, delle sostanze diverse, chimiche, saranno 5, saranno 7, saranno 8, adesso poi vedremo come un americano è diventato arcimiliardario su questo fatto. Dunque questa è la glandola che secerne in questa arteria, secerne nel sangue queste sostanze che sono quelle che vanno a fare, che ci vogliono per fare la combinazione con le altre sostanze che noi ingeriamo per vivere e quindi per far avvenire la digestione senza aver dolori. Quindi questa arteria qui c'ha, e quando dico qui c'ha, io sono andato a vedere, con me sono venuti in quelle sale operatorie che vi dicevo prima, squadre di medici. C'è qui una arteria secondaria che naturalmente una parte di quel sangue con quelle sostanze chimiche qui va, questa miscela va anche qui. Di qui viene, con un tratto viene collegato un tratto, un nervo, viene collegato qui alla sede dell'anima. Cosa succede? Che quindi quando questa quantità di materie che esce da questa glandola manca una delle qualità di materie, allora qui abbiamo una
un ormone che non è più composto di 5 o di 6 sostanze, vero? E allora che cosa si fa? Bisognerebbe eccitare questa glandola. E allora il guaritore mette una mano qui, e siccome le nostre linee nervose sono percorse da elettricità e quindi intorno a un filo percorso da elettricità c'è un campo magnetico che chiamiamo campo magnetico, ma che poi è una circolazione di etere, tu metti la mano qui e il tuo etere va a incontrare questo nervo e induce per la legge di Lenz una corrente elettrica la quale va a eccitare questa glandola. E quindi questo è stato fatto prima con un apparecchio che c'è ancora, ma lo potete far voi con le mani. Siccome noi abbiamo qui questi nervi che conducono elettricità intorno alla mano, si produce questo campo magnetico, che poi non è un campo magnetico, è una rivoluzione di etere. Quando io metto la mano vicina a questo e la devo muovere perché deve variare la quantità di flusso, che si eccita la glandola alla quale si cerne quegli ormoni che prima non si cerneva. Allora che cosa succede? Succede che in conclusione voi sapete bene che in tutte le parti del corpo umano abbiamo queste glandole, sono la farmacia interna del corpo umano. Quindi o io eccito queste glandole o io metto quelle sostanze lì per bocca, come fa la medicina ufficiale, o per iniezione. Quindi la stessa storia si può ottenere avvicinando le mani e muovendole come vi ho detto. Allora, aspettate un momento. Qui, questo qui io l'ho spostato, ma spostato per far vedere, perché in realtà lo dovete vedere queste linee perpendicolari. Adesso vediamo che cosa succede. Qui ci saranno di quelli che praticano anche l'agopuntura, vero? E allora l'agopuntura dice: metti dentro questo ago, lo giri. Hanno cominciato i cinesi anche loro attraverso millenni. Vediamo, mettiamo un ago qui, uno qui e uno qui, non fa niente. Mettiamo un altro qui, uno qui, non fa niente. Attraverso i millenni hanno trovato dove devono infilare questi aghi per avere queste reazioni. Solo che gli agopuntori della Cina, ne sono stati molti a casa mia, poi sono andato io là, vero? E questi agopuntori sostengono che ci sono delle linee che conducono questa energia, che loro hanno chiamato meridiani. Sti meridiani io li ho cercati, ma non ci sono. Loro dicono anche, questi cinesi, che non si prova nessun dolore quando si mette un ago dentro. Io sono stato a fianco dei più celebri agopuntori del mondo e ho visto che quando ci mettevano l'ago dentro la pelle, quello sente il dolore. Allora, non è vero che questi
meridiani siano senza consistenza. I meridiani sono questi, vedete, e sono le linee nervose del corpo umano. E se tu ci metti dentro uno spillo, che cosa succede? Produci una variazione di corrente elettrica che va a finire alla psiche e la percepisce come puntura dolorosa. Oh, il dolore, noi lo chiamiamo dolore fisico, dolore psichico, ma anche quello lì che è fisico, noi lo chiamiamo dolore. Dolore, il dolore lo sente l'anima, perché se tu ci levi l'anima, non senti il dolore. Io ho fatto una triste esperienza col mio povero papà, che a un certo minuto gli è venuto uno di quelli intoppi di glandole, di vene. E quindi diceva, mi fa male il dito mio. Finché mi fa male, gli hanno tagliato il mignolo. Poi dopo gli hanno tagliato la gamba. E io, quando era durante l'ultima guerra, sono andato a casa e ho visto che gli avevano appena messo sul letto con la gamba fasciata. Dice, Marco, mi fa male il dito mignolo. E gli avevano levata la gamba. Come faceva a sentir male nel mignolo? Quindi il dolore era nella fasciatura stretta al ginocchio, ovvero che ancora sembrava che il dolore venisse da quella del mignolo. Allora il dolore fisico non è fisico, perché lì parte una corrente elettrica, va su alla psiche, che la trasforma. Questa corrente elettrica, la psiche, l'anima, la trasforma in sensazione di dolore. Hai capito? È come se io al telefono ascolto uno di Torino e sento la voce. E dico, la voce viene da Torino. Però se io rendessi sensibile con apparecchi speciali tutta la linea da qui a Torino di quel mio telefono, quando mi metto il dito sopra io sentirei che mi toccano questo nervo. Ed ecco che cosa succede? Succede questo, che tutti i nostri organi di senso, essendo collegati alla psiche, sentono queste sensazioni come se venisse da lontano. Insomma, qui bisogna mettersi in testa questo. Supponiamo un bambino prende il martello e si schiaccia un piede, il dito di un piede. Lui dice, allora per consolare voi gli dite, fai il totò al martello che t'ha fatto bibì. Fai totò, e lui magari è capace di far totò, ma se oggi abbiamo dei ragazzi molto precoci che certo non la bevono più questa storia. Se viene il dolore, vedete, il dolore fisico è la prova dell'anima più schiacciante, più toccabile. Ma non sono ricorso a quello, perché se quel martello mi dà un colpo sul dito e dico che mi ha trasmesso dolore, dovevo avere il dolore, perché se io dico a voi datemi un miliardo, subito, dici, ma io qui non ce l'ho, e non me lo potete dare. Ora il martello non ce l'ha il dolore. Questo martello deve cadere su quei determinati apparecchi che trasmettono una corrente alla psiche e che trasforma la psiche, la trasforma in dolore fisico.
E quindi il dolore fisico è una prova dell'esistenza dell'anima. Tant'è vero che quando dice vai in coma perché? Perché l'anima non percepì, non trasforma più quelle correnti che le arrivano in sensazioni. E quindi il sistema di coma è un affare in cui c'entra prima di tutto l'anima e poi anche il corpo. Quindi lì poi ci sono quelle malattie che psicosomatiche le chiamano i medici, cioè guasti alla psiche e anche al corpo. Quindi che cosa succede? Che per andare a analizzare bene, ne capitano voi, lo sapete meglio di me, che quali malati immaginari delle volte, che poi non sono tanto immaginari, perché essi combinano quel che la sanità dell'anima con la sanità del corpo, tutti questi due apparecchi, devono funzionare tutte e due, allora noi siamo in piena coscienza e quando sentiamo un dolore fisico lì ci deve essere qualche cosa di guasto. Né si può dire, perdonate qualcuno di voi che sarà qui, che dice io questo lo guarisco solamente da una parte perché poi tutto il resto viene da sé. No, noi non possiamo fare questo perché dobbiamo aver presente com'è fatto e come funziona un organo e poi dopo c'è la parte fisica questa e la parte spirituale dell'anima che bisogna considerare. Se uno non ha un'anima, non ha la salute dell'anima, non può avere nemmeno la salute del corpo. È tutto un intreccio così ragionato che non si può pensare altro che a Dio che abbia strutturato tutto questo. Non so come facessero i greci antichi, i primi, che ammettevano solamente le realtà materiali. Poi dopo hanno cambiato anche loro, ma noi andiamo avanti. E Dio non è che ci ha creato e poi ci ha lasciato lì, ci ha dato un corpo e un'anima che sono capaci di fare delle cose che sembrano miracolose. E allora non possiamo restare sempre sull'antico. Io sempre davanti Gesù Cristo, quando entrò nella sala dei dottori, che stette via, come sapete, alcuni giorni, e i genitori lo cercavano disperato e non lo trovavano. Ora, lui era là dentro, aveva immobilizzato dall'attenzione quella centinaio e passa di scienziati che erano le massime cime di allora. E non credete che allora ci fossero dei tessi, però il fatto è questo, che non avevano ancora sviluppato tutte le scienze. E il fatto si è che applaudirono questo uomo, il quale essendo di Gesù Cristo certamente la sapeva molto di più lunga di me e di tutti gli uomini messi assieme, vero? Ora, il fatto è questo qui, che adesso siamo arrivati, non dico a quel punto di spiegazione di Gesù Cristo, ma siamo arrivati
a un punto avanzato in cui si possono capire le dimostrazioni fisico-matematiche sperimentali dell'esistenza di entità materiali, spirituali, come l'animo e il Padre Eterno. Quindi, se siamo arrivati qui, mi domando come fa uno a rinnegare questo, quando tutto l'universo parla in un sol modo. Quindi voi, quando fate del bene, la prima roba che dovete pensare è questa: io qui c'ho un uomo che soffre, e questo sono sicuro che lo fate tutto, sento che posso guarire. Oh, questo di sentire è un altro punto capitale, perché un noto professore di Firenze, dell'università, che è in contatto da 40 anni con me, è venuto lì e mi ha detto: bisogna ammettere che quando Gesù Cristo salvava una persona, questo si buttava nella sabbia per ringraziarlo, e lui gli diceva: alzati e cammina. È stata la tua fede a guarirti. E quello se ne andava tutto guarito. Oh, quindi prima regola per colui che deve guarire, sia medico, sia non medico, sia guaritore, sia agopuntore, bisogna che sia questo guaritore, sia l'ammalato, abbiano fede, perché se fede non hanno, non guariscono. Ecco, qui adesso avete la... che ancora qui ci sono della gente che si dicono scienziati, ma che scienziati non sono evidentemente, perché io questo l'ho toccato con mano come potete toccare voi. Qui è la spina dorsale, al centro c'è una colonna di materia grigia, la chiamano. Questa materia grigia sono miliardi di neuroni, ciascuno dei quali funziona come fila elettrica. Allora, se voi prendete il cuore, per esempio, è qui, c'è questo salto qui. Questo salto qui, da qui a qui, c'è una differenza di potenziale e c'è una corrente elettrica che si incammina di qui, vedete, e ritorna indietro a questo punto qui. Un tratto della spina dorsale vuol dire una differenza di potenziale. Si capisce che se voi allontanate questo filo da quest'altro, la differenza di potenziale cresce, quindi circola, e questo vi dimostra che lì c'è una serie di miliardi di pile. Oh, quello lì, siamo andati là, alla sala operatoria, che non lo sapevano, ancora c'è qualcuno che dice: l'energia. L'energia è lì la spina centrale, la centrale elettrica suprema del corpo umano, che serve a pigliare, a dare corrente. Correnti centrifughe, cioè che l'anima poi distribuisce, fa andare lì. Ecco, io faccio così. Oh, quanti... Adesso muovo un dito. Tre volte. Uno, due, tre. Chi è il dito che vuole muovere se stesso? O è il cervello? Lì è l'anima, la quale attraverso quei meccanismi che vedete lì, che sono spiegati nella mia teoria, fa percorrere la corrente e muove quei corpuscoli. Su questo fatto, 50-45 anni fa, hanno fatto le protesi mosse
dal cervello, dicono ora. Oh. E dove l'hanno fatte? A Bologna. Hanno detto, hanno ragionato così. È stato il ministro della sanità di allora che mi ha avvertito poi di tutto il seguito. Hanno detto, se Todeschini dice che per muovere un arto, per esempio un dito, c'è una corrente che parte dalla spina dorsale, va al cervello, poi il cervello la manda lungo quel dito, questa corrente, allora se si è tagliato il braccio, la corrente lì non ci può più andare. Cosa bisogna che faccia? Bisogna che collega quel nervo che porta la corrente con un filo metallico che conduce questa corrente in quel braccio che è stato tagliato e che arriva a un certo punto dove trova un corpuscolo che fa muovere il dito. Allora questa qui hanno fatto milioni di apparecchi, di protesi, di apparecchi subito dopo la prima guerra a Vigorso, vicino a Bologna. Poi queste naturalmente le hanno vendute migliaia e migliaia di copie. L'hanno chiamato a fare tante conferenze, naturalmente. L'altro giorno dalla Svezia arriva un giornale che dice che la Svezia è stata la prima che ha fatto questo apparecchio. E naturalmente lì ci sono stati centinaia di scienziati in tutto il mondo che gli hanno detto ma guardi che lei sbaglia, perché non siete voi che avete fatto questi apparecchi. Sono stati 40 anni fa, 45 anni fa, vengono fuori dalla teoria della relatività di Todeschini, dell'apparenza di Todeschini. Allora loro hanno detto, ma noi non volevamo dire che l'abbiamo inventato noi, leggete bene l'articolo, dice quella della Svezia, leggete bene l'articolo e vedrete che io dico che questo apparecchio l'abbiamo applicato noi adesso per la prima volta ed è diffuso in tutto il mondo. E vedete che poi dopo di lì, adesso bisogna che stringa perché è venuto poi quello che ha capito che si poteva fare anche tirar fuori, andare a vedere non come fanno adesso fare le medicine, ma andare dentro quelle glandule che ho detto prima per il fegato, vedere precise medicine che esce da questa glandola e poi farle e poi mettere dentro quelle medicine lì che siamo sicure che quelle, e l'hanno fatto un americano. E l'anno scorso si è beccato quasi 5 miliardi di dollari, ma non che sia tutto a guadagno. A me è dispiaciuto perché non l'hanno fatto un italiano. Perché? Perché io penso quelli lì, con quella scoperta lì, l'Italia aveva da vivere senza andare a fare l'elemosina, come siamo costretti a fare, perché se non viene questo, non viene quello, non viene quello. Quelli adesso, lasciando da parte che in questo periodo di tempo ha lasciato morire migliaia di persone che avrebbero potuto essere guarite, che giacciono in fondo ai letti. Appena appena quest'anno sono venuti questi prodotti anche in Italia. L'autore è venuto da me due volte e ha detto che verrà anche quest'anno. Ecco, qui c'è, ogni organo vero è collegato con due punti diversi. Sufficiente, sì.
Ecco, qui c'è, come qui arrivati al cervelletto, vengono divise quelli di sinistra vanno a destra e quelli di destra vanno a sinistra. Queste carte qui vanno bene specialmente per voi, perché se uno ha male il cervelletto o confondere, non sa più distinguere, non sa più, perché il cervelletto è una doppia superficie, è una superficie che contiene tutti degli apparecchi per, come gli organi di senso, con i telemetri che ti dicono che questa sensazione viene da quel punto. Ma poi noi bisogna anche che abbiamo un altro apparecchio, un'altra superficie nel cervelletto, sono due superfici. Per esempio, sento un aeroplano, mi dicono spari là, arriva prima il suono e poi dopo il suono passa alla seconda superficie, che è poi nel cervelletto, che fa una volta la testa verso quella direzione. Anzi, qui ci ho fatto un apparecchio che lo troverete descritto sulla teoria delle apparenze, che poi mi ha fruttato un sacco di promozioni, cioè un apparecchio, perché prima venivano qui, bombardavano e vedevano che noi avevamo una proiettore, cercavamo nel cielo e loro arrivavano qui, vedevano la foto elettrica e buttavano le bombe sulla foto elettrica e qui morivano. Allora lì a un certo punto, stavo allora a Roma con Marconi, e vengono da me, come si può fare, come non si può fare. Allora è una colonna, questo lo troverete descritto, questo apparecchio, nella teoria delle apparenze. Io ho fatto una colonna. Questa colonna, se voi ci mettete uno specchio concavo, questo aeroplano può girare dovunque, ma la sua immagine si sposta su questo specchio concavo. Allora io ho detto, se invece dello specchio concavo ci metto delle cellule fotoelettriche, quell'immagine diventa un'immagine elettrica e sotto coi conduttori la faccio andare a un altro tipo del genere meccanismo collegato a un cannone, il quale si muove da solo e spara esattamente nella direzione che c'è l'apparecchio. Da allora, per un anno e mezzo, fino alla fine della guerra, non sono più venuti a bombardare. Se volete la descrizione esatta, la figura, la fotografia di questo apparecchio, c'è nella teoria delle apparenze.